double spike. From Indonesia, Marcella Isha Islami Rahmadani Sianti Putri. From Indonesia, Michelle Christine Pandaso Serena Kami. Umpire Daniel Bum, Austria. Service Judge Remo Di Lorenzi, Italy. Eccoci tornati in collegamento audio. Si è consumata la cerimonia di premiazione del doppio misto. L'Indonesia ha centrato il primo dei tre ori che questa mattina porterà via dal Palapellicone di Ostia, tutto pronto per la finale del doppio femminile, che vedrà impegnata tra l'altro la stessa Islami in compagnia della Putri contro l'altra accoppiata indonesiana, Bandaso Kani. Ad introdurcela naturalmente c'è Stefano Grigliuolo dell'ufficio stampa della Federazione Italiana Badminton. Stefano, a te. Entriamo sì nello specifico del primo derby, quindi, che dovremo vedere oggi tra le coppie indonesiane. Il primo riguarda appunto quello del doppio femminile, che prevede appunto la coppia Islami Putri, sono numero 13 nel ranking junior mondiale, e sicuramente ci sarà da vedere come l'Islami affronterà la doppia finale consecutiva, però sicuramente partono col favore del pronostico, e a dimostrare ciò c'è certamente il bronzo che hanno conquistato allo Yonex German Junior circa all'inizio mese. E in più, sempre nello stesso anno, anche in casa, nel torneo di casa, l'Indonesia Junior avevano conquistato un altro bronzo. La coppia invece Bandaso Kani non ha molti tornei disputati insieme, ha partecipato allo Yonex German Junior non portando a casa medaglie, quindi sicuramente il risultato di oggi sarà il loro best, il loro miglior risultato. Andiamo a vedere un pochino come hanno affrontato i tabelloni. E in semifinale la testa di serie numero 1, quella formata da Islami e Putri, è stata sicuramente avvantaggiata dal fatto che ha vinto per il ritiro delle avversarie, le russe Ignatieva e Virvik, che si sono ritirate al termine senza finire neanche il primo set sul 9-8. Ai quarti di finale invece le indonesiane hanno incontrato le olandesi Gil e Van der Vaart e le hanno sconfitte con 21-10, 21-12. Agli ottavi, nel primo match disputato all'interno di questo tabellone, invece avevano superato le francesi Marjac e Sulmon con un 21-14, 21-12. Le loro avversarie invece, Bandaso e Kani, in semifinale hanno dovuto superare un'altra coppia russa, quella formata da Kut e Tarasova, la ragazza che abbiamo visto prima perdere, purtroppo raggiungere l'argento nel singolare femminile, con un 21-16, 21-10. Nei quarti di finale invece le due ragazze indonesiane hanno superato un'altra coppia russa, quella formata da Davletova ed Evgenova,
con un 21-15-23-21 e infine con un doppio 21-12 Bandasso e Cani avevano superato agli ottavi la coppia francese Herriot-Lambert. E sono partite le due coppie, dunque il via a questa quarta e penultima finale di questa lunga maratona che vi stiamo trasmettendo in presa diretta e che state seguendo sul canale YouTube della Federazione Italiana Badminton. Tra poco, eccolo, mi raggiunge anche Davide Fragnito, un po' tutti questa mattina impegnati su diversi fronti, possiamo dirlo, naturalmente nelle vesti di consigliere federale. Davide Fragnito rappresenta la federazione, è impegnato anche sul tavolo dei giudici arbitri, è impegnato anche come announcer delle cerimonie di premiazione che si stanno avvicendando nel corso di questa lunga mattinata che state trascorrendo insieme a noi. Insomma, un po' multitasking, ma ci siamo. Sì, ci hanno chiesto pure di giocare, però non abbiamo più l'età e fortunatamente diciamo, abbiamo evitato almeno questo. Allora Davide, questa gara è iniziata, abbiamo già commentato il primo oro di questa mattinata per quello che riguarda l'Indonesia e i prossimi due ori saranno certi. Cercheremo naturalmente di vivere con grande intensità, con grande emozione anche questi ultimi due match che promettono spettacolo sulla scia anche dell'ultimo incontro che abbiamo visto assieme. Sì, sicuramente saranno incontri spettacolari, sono ragazzi tutti questi dalle grandi doti tecniche e sicuramente se certa è la nazione, meno certo è il vincitore e sicuramente anche tra di loro per un discorso interno di gerarchie e di volersi affermare comunque anche sui compagni di squadra daranno grande spettacolo e grande battaglia. Ora il primo set diciamo, sembra partito a favore della coppia con la maglia più chiara, distinguiamole, aiutiamoci anche così oltre che con i nomi. Tuttavia, insomma, diciamo, siamo ancora nelle prime fasi, quelle di studio. Vediamo se Marcella si conferma con un altro oro oppure si dovrà accontentare soltanto, tra virgolette, dell'argento. Per ora, diciamo, abbiamo visto doppio femminile, tra virgolette, abbastanza atipico in quanto la fase di studio e di spostamenti, diciamo, dell'avversaria è ridotta al minimo e tutte e due le coppie cercano l'attacco, insomma, cercano di prendere il controllo dello scambio, colpi molto aggressivi, smash, ecco, ora proprio vediamo una risposta al servizio flick molto molto efficace, vincente. E siamo 4-7, diciamo buoni, ottimi scambi, sicuramente Serena e Michelle sono in controllo, ma diciamo, l'incontro è ancora tanto da dire, ecco, ora abbiamo visto due esempi di quei bellissimi colpi d'attacco incrociati, vediamo un'ottima discesa a rete di Serena che chiude approfittando di un appoggio non proprio dei più felici da parte della sua in questo momento compagna di nazionale rivale. Sì, sì, hai fatto bene a sottolineare anche la vestitura delle quattro atlete perché in divisa nera ci sono la Putri e la Islami che giocano di spalle alla camera narrante, hanno appena chiuso il loro punto vincente, mentre in divisa bianco e rossa le avversarie Islami e Bandasso e Cani. Sì, giusto, siamo 8-5 in favore di Bandasso Cani. Naturalmente non potremo utilizzare il termine coppia indonesiana perché sono tutte indonesiane le atlete impegnate in questo doppio femminile. Facciamo parlare il campo. Thank you.
Il volano entra. Il punto di Putri e Islami, che accorciano ulteriormente le distanze nei confronti delle connazionali. Siamo 6-8 al momento. Al servizio la Islami. Stringe all'errore con questa offensiva la Islami. 7-8, la distanza che si riduce sempre meno. 15 punti giocati in meno di 5 minuti, Davide. Di che cosa? Eh sì, sottolineavamo all'inizio che stanno riducendo la fase di studio, diciamo la fase tattica al minimo. Sono molto aggressive, spingono molto sull'attacco. Ecco, anche ora questo è stato un esempio. Il punto dell'8 pari con uno smash, due smash diciamo di fila di Marcella, che hanno consegnato il punto a lei e alla sua compagna, e ora diciamo, riportano dopo un avvio un po' a rilento, si riportano in parità e addirittura ora passano in vantaggio, erano sotto 5-1. Diciamo, ora all'inizio, appunto, Marcella viene da un altro incontro giocato, il misto, magari altri automatismi, il tempo di trovarsi, e ora cominceranno, diciamo, comincerà un'altra partita. Sicuramente combattuta, si conoscono, quindi diciamo anche il discorso tattico è abbastanza, diciamo, ben conosciuto vicendevolmente, tant'è che infatti essendo dello stesso gruppo non c'è neanche un allenatore a bordo campo, quindi anche in questi casi emergerà poi l'abilità della coppia nello specifico di trovare diciamo il bando della matassa, in quanto come d'uso accade quando ci sono dei compagni di squadra che si sfidano, anche se ci sono più allenatori nel team, non c'è supporto tecnico a bordo campo, diciamo a fondo campo, ma le coppie devono, o i giocatori devono risolvere da soli i loro problemi tattici o psicologici che siano. In questo caso, diciamo, sembrano aver meglio ripreso il bandolo del set proprio Putri e Islami, che diciamo, dopo aver recuperato anche 6 punti di distacco si riportano 11-9 a questo intervallo. Sì, un buon recupero che vede adesso in vantaggio Islami e Putri. 11-9, tempo per riordinare le idee, rifocillarsi un pochino e cercare le soluzioni per mettere in difficoltà le avversarie. Io ne approfitto per ricapitolare nel frattempo tutti i risultati e tutti i campioni fino a questo momento messi a referto in queste finali che si stanno disputando qui al Palapellicone di Ostia, di questo quinto Yonex Italian Junior. Una mattinata che è stata aperta dal piatto forte singolare maschile conquistato da Dominic Butikofer, lo svizzero, che si è imposto per 21-6-22-20 sul russo Rodion Alimov. 29 minuti di gioco, grande festa, grande felicità per il giovane svizzero, che ha vinto abbastanza agevolmente una sfida con un primo set senza storie, quasi a senso unico, dove invece è stato costretto a soffrire un po' di più, anche perché il ritorno del russo si è fatto sentire nel secondo set, che è riuscito tuttavia a portare a casa col finale di 22-20. Subito dopo la finale del singolare maschile è andata in scena quella del singolare femminile. Di fronte si sono trovate la Elisaveta Tarasova, russa, contro Yelo Yo, e sono stati necessari 3 set per decidere questo match particolarmente combattuti, dove è riuscita a prevalere la giocatrice transalpina, prima sotto di un set, sconfitta per 21-18 in 16 minuti dalla nazionale russa, poi però è riuscita con una buona reazione a ribaltare in proprio favore il risultato, prima imponendo in 20 minuti un 22-20, poi riuscendo a vincere abbastanza agevolmente il terzo e decisivo set, meno di un quarto d'ora, per imporre un 21-10. E 52 minuti che hanno visto poi trionfare e salire sul gradino del podio proprio la Yelo Yo. L'abbiamo intervistata, si è detta particolarmente contenta. Abbiamo cercato anche di
diciamo, di fare delle comparazioni con lei, anche perché negli ultimi Italian International la sua connazionale, già idolo delle giocatrici francesi del badminton, la Sashina Vinvaran, aveva vinto proprio gli Italian International in occasione dell'ultimo dicembre, quindi diciamo una doppia vittoria francese al femminile sia nella categoria senior che in quella junior. Poi sono andate in scena, poi è andata in scena la finale del doppio misto, anche qui due set, pochino più sofferto soltanto il primo, quello della finale del doppio misto, dove è stato chiamato nuovamente in campo Rodion Alimov, che aveva già perso la finale del singolare maschile, non è riuscito purtroppo per lui, anche, e lo abbiamo raccontato insieme a Davide Fragnito, per colpa di una sorta di, se vogliamo definirla così per gioco, maledizione del nastro sul povero giocatore, sul povero giovane atleta russo, che l'ha perseguitato sia nella finale del singolare maschile anche in quella del doppio misto. In coppia con la compagna Lina Davletova ha ceduto il passo alla coppia indonesiana formata da Andika e Islami. Islami che state seguendo invece in questa finale di doppio femminile. 22-20, 21-15 è stato il risultato finale in 36 minuti di gioco della coppia indonesiana imposta proprio ai russi. Noi torniamo sul campo perché l'equilibrio prosegue, Davide, siamo 13 pari al momento. Eh sì, una partita molto equilibrata con continui cambi di fronte e sicuramente, diciamo, incertezza appunto nel risultato. Le due fasi si alternano come è stato finora, sicuramente un po' a farla da padrone la continuità di quella che, tipo, della coppia Putri-Marcella, che quando riesce a mettere i suoi colpi, diciamo, si impone e prende un po' di vantaggio piuttosto che segna dei punti fila e poi invece si lascia andare a qualche istante, diciamo, di rilassamento e si fa raggiungere. Ecco, finora questa della Latmodi, ora siamo comunque solo un punto avanti, vediamo sicuramente un'ottima fase difensiva da parte di tutte le quattro, le ragazze, che appunto, ecco, ora, diciamo, rispetto all'inizio paradossalmente si è entrati in una fase dove c'è più anche tattica e studio. All'inizio abbiamo visto scambi molto brevi, cercare di chiudere, cercare colpi veloci, ora invece, diciamo, sono tornate a una, diciamo, configurazione dello scambio più simile a quella più, diciamo, tipica per un doppio femminile, ovvero cercare di prendere il campo con dei clear e poi cercare l'attacco soltanto successivamente. Questo ha allungato un attimo la seconda parte del set, però gli scambi proseguono. Ecco, vediamo ora chiusura a rete delle ragazze di Serena, che si riporta, diciamo, riporta la sua coppia avanti di un punto. E vediamo appunto come si sviluppa questo servizio, si prende un po', forse troppo di tempo tra il servizio, diciamo, la fine dello scambio e il servizio. Ora, ecco, errore in risposta con il lift, due punti di vantaggio quando cominciamo a entrare nel vivo del primo set. 16-14 avanti Bandaso Cani contro Islami Putri. Riescono a conquistare questo punto, bello. Islami Putri. E si riportano nuovamente a meno uno. Cosa succede, Davide? C'è una leggera, un momento di leggero dissapore da parte delle ragazze in bianco, che hanno chiesto, diciamo, quale fosse il motivo dell'intervallo. L'arbitro ha segnalato di aver concesso una pausa per asciugare, ma diciamo non erano troppo convinte della cosa. In teoria non si potrebbe interrompere il gioco se non per motivi
se non agli intervalli chiaramente diciamo dedicati, e per motivi strettamente inerenti alla sicurezza del gioco, quindi diciamo pulire il campo o in casi tutto eccezionali come dopo non sembrava questo il momento, però in realtà dopo è stato concesso. E sintomo poi anche del nervosismo forse che un po' c'era è stato il fallo del ricevente successivo, quando in effetti la ragazza in risposta è partita prima che il servizio fosse effettuato, quindi diciamo due punti un po' lasciati andare così. E siamo però di nuovo, sono comunque avanti 17-16, e diciamo vedremo se si riescono a rimettere in linea verso la conquista di questo primo set, che è comunque molto molto tirato. A servizio Mandaso Canima conquistano il punto che vale il 17 pari, si gioca punto su punto in questo primo set, un quarto d'ora. Vede bene questo smash in questa circostanza Cani, 18-17 al servizio proprio la Cani. Risposta a rete con questo smash molto potente di Islami, e si prosegue così. Dunque, io vorrei spendere due parole, visto che abbiamo parlato dei giovani, lo abbiamo fatto anche in occasione di una breve intervista realizzata col presidente Miglietta poco dopo la cerimonia di premiazione che è andata in scena per il doppio misto. Vorrei ecco soltanto menzionare i ragazzi che hanno partecipato, perché avremo modo di parlare anche della bella prestazione dei nostri in Brasile. Davide, mi farebbe piacere spendere due parole per Rosario, per Giovanni, per Janin, per Matteo, però volevo menzionare ecco gli 11 azzurrini, visto che ne avevamo parlato, che hanno partecipato a questa competizione. Lo ricordiamo, sono i migliori talenti azzurri selezionati appartenenti all'iniziativa federale del progetto Giovani 2020-24, che punta insomma allo sviluppo di questi ragazzi in vista di Tokyo 2020 e dei giochi olimpici del 2024, che vedono, come sapete tutti, come ormai è noto, candidata la città di Roma in competizione con altre capitali mondiali. Allora, tra l'altro sono partiti da poco, li ricordiamo comunque perché sono scesi in campo in questi tre giorni Fabio Caponio, il pugliese Fabio Caponio, i lombardi Martina Corsini e Bruno Stegani, la siciliana Giulia Fiorito, la piemontese Silvia Garino e tanti altoatesini, Karin Maran, Luca Sosele, Mara Punter, David Salut, Andrea Stoker e Kevin Strobel. La truppa, la comitiva azzurra è stata accompagnata in questi junior International dagli allenatori Javier Gallego ed Henry Verbort. Naturalmente Arturo Ruiz era al seguito dei nostri senior in Brasile. Davide. Sì, intanto diciamo segnaliamo la fine del primo set vinto dalle ragazze in bianco, che 21-19 hanno approfittato di un momento di appannamento di Putri e Islami nell'ultima fase del set, sono portate avanti. Poi sì, diciamo Arturo Ruiz era con i ragazzi, diciamo, probabili olimpici, ecco, quelli che stanno inseguendo questo sogno olimpico in Brasile. Questa notte medaglia di bronzo per tutti e tre, per Janin nel singolare femminile e per Giovanni e Rosario in doppio maschile. Si sono arresi ai belgi Dix e Golinski, che si sono dimostrati troppo forti, però hanno preso la finale. Ora ci saranno le semifinali nel pomeriggio con tra gli americani e, comunque insomma diciamo, ottima prestazione e diciamo, continua questo loro cammino, la loro marcia d'avvicinamento, speriamo fruttuosa, a Rio 2016. Ora vediamo questo secondo set che sta per cominciare. Le premesse del primo sono state di grande grande incertezza, perché si conoscono, non c'è nessuna delle due coppie che sembra in grado di
prendere il largo, poi saremo puntualmente smentiti magari, ma sicuramente l'equilibrio regna molto sovrano e diciamo, anche in questo caso, sebbene sicuramente meno spettacolare del precedente, anche un po' meno leggibile tatticamente come incontro, in quanto c'è stato un primo momento in cui hanno cercato di forza di affermarsi senza poi alla fine riuscirci, e alla fine diciamo sono tornate a giocare in maniera un po' più consona, diciamo, dopo femminile, ma anche in quel caso diciamo nessuna delle due ha preso la sopravvento, se non verso la fine del set, per più che altro però per un momento d'appannamento. Quindi diciamo tatticamente ancora diciamo, in evoluzione la partita, vediamo cosa offrirà questo secondo set. Anche qui si apre con un punto ciascuno, un punto per parte fino a questo momento. Adesso la chiusura di Bandaso, una smash sotto rete, 2-1. Non ha potuto nulla Islami questo colpo conclusivo e vincente della Bandasi. È out 3-1. 20 minuti di gioco fino a questo momento. Primi due minuti di questo secondo set, con il primo break 3-1, 4-1 adesso. La prima parte di questo match è particolarmente combattuta. Adesso l'inizio di questo secondo set sembra aver preso un'altra piega, perché un più 3 fino a questo momento del match non si era mai venuto a verificare. L'offensiva, poi il nastro ci mette lo zampino, non riesce nella risposta conclusiva, questa volta la Cani. E la Islami chiude con un punto vincente che vale il 4-2. L'errore di Bandaso, 5-2. Sposta fuori. Ancora la Bandaso al servizio, siamo 6-2 più 4, si torna ad un break abbastanza significativo. La risposta ancora fuori. Dicevo, Davide, che insomma questo secondo set sembra aver preso dalle indicazioni del campo un'altra piega rispetto invece all'equilibrio contraddistinto nel primo. Naturalmente è troppo presto per dirlo, ma insomma le indicazioni ci sembrano dire quello. Sì, ricordiamoci anche il primo era cominciato con un parziale abbastanza forte da parte di Christine e Serena, che si erano portate avanti di ben 5 punti, ora sono avanti di 4, e vediamo se appunto questa volta invece confermano diciamo, la loro supremazia, oppure sono costrette a capitolare diciamo, definitivamente anche in questo secondo set. Brutto errore questo, con uno scambio che tenevano in controllo e diciamo, un drop esterno. No, si vede qui.
Ora, gioco fermo per cambio volano, siamo 5-8 appunto, ecco quello che ci dicevamo, sì, hanno preso vantaggio, però diciamo, questo vantaggio può non essere sufficiente in quanto cominciano a recuperare punto su punto, diciamo. Vediamo ora se riescono ad affermarsi. Ecco, sono tornati sotto 6-8 con un tentativo di anticipo fuori tempo a rete da parte di Serena, che ha, diciamo, avventatamente provato ad anticipare senza riuscire il colpo difensivo degli avversari. Sei avanti Bandaso Cani, che ricordiamolo ha l'errore, ricordiamolo, sono state le artefici della vittoria di questo primo set deciso per 21-19 su Islami Putri. Adesso l'errore del servizio ha comportato meno 2, 9-7, si sono avvicinate la Putri e la Islami. Incredibile la combinazione, i tentativi di attacco e ribaltamento adesso in questa circostanza, ma chiudono, riescono a chiudere il punto. E tornano a più 3, 10-7. Al servizio c'è proprio la Serena Cani. Oh, superficiale. Sì, errore dettato forse dalla tensione, forse dal, diciamo, superficialità nell'affrontare la situazione, però in effetti servizio in rete in questo punto dell'incontro, quando si potrebbe dare un vantaggio decisivo alla propria squadra, è un peccato, diciamo. Però vediamo che non ne risentono più di tanto e continuano a martellare in attacco, salvo poi però doversi arrendere alla davvero ottima difesa delle loro due compagne, che appunto si dimostra, così come già nel fatto nel precedente doppio misto, davvero molto molto forte in difesa Marcilla, e addirittura molto spesso riesce a ribaltare con un'ottima difesa l'attacco. Ora, d'accordo, la difesa sarebbe stata veramente impossibile, e si portano con 2 punti di vantaggio a questo intervallo del secondo set. Esattamente 60 punti giocati in 27 minuti di gioco fino a questo momento al break dell'11, dunque conduce ancora la coppia che ha conquistato il primo set, ovvero quella formata da Michelle Bandaso e Serena Cani. 11-9, un più 2, e naturalmente l'accoppiata biancorossa di marca indonesiana vuole cercare di chiudere anticipatamente il match e non permettere all'avversario di arrivare al terzo atto di questa penultima finale che state seguendo in diretta dal Palapellicone di Ostia. Bandaso, ancora un'offensiva, capovolgimento di fronte in qualche modo, difendono e attaccano bene naturalmente la Islami, questa volta è l'artefice di questo bel punto chiuso che vale l'11-10. Oh, singolare naturalmente anche la compostezza adesso del pubblico, che tanto calore aveva manifestato in occasione della sfida Indonesia-Russia. Adesso nessuno vuole prendere parte né da una parte né dall'altra, nessuno vuole prendere, naturalmente vuole diventare partecipe di una delle due coppie, giusto così, no? Sì, giusto così, per la sportività, però esatto, è caduto un silenzio irreale sul palazzetto, perché nessuno di loro si muove, nessuno di loro sposta gli occhi dalla partita, ma
non si esprimono né a favore dell'uno né a favore dell'altro, neanche applaudono. Cioè, potrebbero incitare ogni punto, invece la scelta opposta, quella di incitare in nessun punto. Ora vediamo, insomma, che comunque, diciamo, sebbene in difficoltà, soprattutto dal punto di vista di punteggio, tengono testa, tengono botta le due ragazze in nero, Islami e Putri, che diciamo, non l'hanno mollata nonostante una partenza a rilento anche in questo secondo set. Ecco, penalizzate forse proprio dalle due partenze, entrambi set lenti. Vediamo se riescono questa volta, diciamo, lasciare a non perdere, ecco, definitivamente l'incontro. Vediamo ora, stanno cercando di variare molto la velocità dell'attacco le due ragazze, Serena e Michelle. Salvo poi commettere un errore grossolano quando era in perfetto controllo dello scambio insieme alla sua compagna. Davvero difficilmente spiegabile questo smash fuori di mezzo metro, però ma ci sta nell'ottica anche della stanchezza di questi giorni e dell'ottima difesa. Ricordiamo, in questo caso si era in una situazione pienamente difensiva, loro avevano il controllo dello scambio, però dopo il primo smash, il secondo smash, il terzo come in questo caso, comincia a mancare l'ossigeno e quindi anche la lucidità. Non si contano gli smash della Bandaso ancora. No, adesso decide per un drop che cade bene, riesce in qualche modo, si riportano a più 2, 14-12, 31 minuti di gioco. Al servizio ci va proprio la Bandaso. Va per il corto e anche la Cani chiude il punto numero 15 di questo secondo set. Si torna a più 3. Sì, la coppia che ha il servizio è quella che ha ottenuto il break maggiore, lo strappo maggiore, che è andata avanti con 4 punti consecutivi contro i 3 invece della coppia avversaria. Adesso sta vivendo sicuramente un buon momento l'accoppiata biancorossa, Davide? Sì, sicuramente sono riuscite in questo momento a, diciamo, mettersi in una situazione di controllo. I punti non, diciamo, il loro punteggio non decolla, però forse anche per una scelta tattica, non so se quanto si rivelerà felice, ma sono in tutti i punti in controllo del gioco, quindi diciamo attaccano. La difesa delle avversarie è molto forte, loro sia Putri che Islami sono molto bravi a difendere questi smash, però sinceramente la vedo una tattica molto molto rischiosa, quella di continuare a difendere, non cercare più, come fatto nei set precedenti, di cambiare l'inerzia dello scambio, ma semplicemente limitarsi a difendere, forse con l'intenzione di stancare le avversarie, però insomma rischiano di non riuscire a in questo loro intento, oppure per contro sono davvero loro a essere stanche e quindi non hanno più la reattività che consente di poter cambiare lo scambio, quindi diciamo sempre più di rado riescono a ribaltare dalla fase difensiva a quella offensiva. Ecco, ora sono in attacco, ma è la prima volta forse nel corso di 4 punti e comunque con un attacco abbastanza molle, pare tanto da essere ribattuto praticamente in maniera istantanea. Sì, la sensazione che si ha anche da qui è che oltre a salire di intensità, di qualità di gioco, adesso veramente questa accoppiata bianco-rossa formata da Bandaso Cani stia veramente, oltre che sbagliando poco, alzando un muro difensivo e una capacità, stia alzando veramente l'asticella di una capacità di attacco che sembra veramente imbattibile. Al servizio, timido applauso adesso, non so se per incitare una o un'altra coppia, ma
sembrano i punti decisivi. L'errore adesso che porta al punto numero 18 di questo secondo set, trentesimo punto in 33 minuti di questo incontro. Al servizio ancora la Bandaso, 18-12. Gioca sul corto, poi incrocia, non so se sì, probabilmente entrava. Ancora uno scambio, due clear, velocità, l'errore definitivo che consegna il punto numero 13 all'accoppiata formata da Islami e Putri, 18-13. Davide. Sì, hanno conquistato lo scambio, però comunque l'inerzia, che è quella che vede appunto Maria Cristina e Serena Michelle Cristina e Serena molto aggressive e comunque sempre in comando delle operazioni in attacco, non è cambiata. Semplicemente scambio vinto per errore che ci sta. Ora invece subito si riprendono il servizio, vogliono mettere le cose in chiaro, vogliono tenere il break di 6 punti e andare a prendersi quest'oro con un'ottima risposta a servizio. Ecco, diciamo, il nastro ci ha regalato l'ennesima perla, forse l'ultima di questo set, ma diciamo che questo, ecco, ora noi stiamo un attimino ironizzando sul discorso del nastro, ma è indice di quanto questi ragazzi comunque rischino, forse a volte in maniera avventata, a volte in maniera opportuna, però sicuramente sono il fatto appunto di incocciare spesso con nastro che poi risulta decisivo, significa appunto che cercano comunque dei colpi molto molto estremi o comunque molto molto aggressivi. Ecco, ora vediamo che comunque non ci stanno e si riprendono un punto di quello che era il gap. Dopo il cambio palla c'è anche il 15-19, ma restano Putri a 6 punti dal match, mentre le loro compagne rivali soltanto a 2. Vediamo come si evolverà questa situazione. Bellissimo scambio questo, degno dello scambio che ci ha portato al match point. Siamo all'ultimo punto, vediamo comunque una grande aggressività da parte di Serena che non si fa mancare gli attacchi, insomma. Invece Maria Cristina, in questo momento Michelle Cristina sta tenendo la rete e sta cercando di favorire l'attacco da parte della sua compagna. Le altre due sono un po' in difficoltà, continuano a difendersi, si difendono molto bene per carità, però se non cambiano come hanno fatto più nel primo set e ancora più nel misto, non c'è via d'uscita e infatti si confermano sconfitte e l'incontro, diciamo, è vinto e la medaglia d'oro va a Bandaso e Cani, che vincono 21-19, 21-15. Diciamo che l'incontro, ecco, è stato in equilibrio fino all'intervallo del secondo set, quando tutte e due sembravano poter rivoltare l'inerzia. Poi, converrai, da quello che ci siamo detti, c'è stata una fase molto aggressiva in cui le vincitrici sono riuscite a prendere il bando della matassa, a tenere l'attacco con alterne fortune fino alla fine, ma fondamentalmente hanno meritato perché in controllo della situazione, diciamo, dalla seconda metà in poi. Bene, ci ricolleghiamo tra poco, 21-19, 21-15 il finale con il quale il doppio femminile laurea la coppiata Bandaso-Cani contro Islami e Putri. A tra poco per l'ultimo atto di questa lunga maratona, di questa maratona di badminton che state seguendo in diretta. Tra poco.